Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti in questo nuovo Crypto Vlog, la serie che portiamo avanti da adesso fino al prossimo halving di Bitcoin che sarà tra il 20 e il 25 aprile. Quindi un anno insieme dove vi porto video giornalieri, aggiornamenti sul mondo delle criptovalute o pensieri miei personali. Bene, come al solito vi chiedo di supportare questa serie perché vi sta piacendo tantissimo e io vi ringrazio per tutto il supporto che sto ricevendo. Oggi parliamo di criptomilionari. Ci sono stati criptomilionari e ci sono stati quei criptomilionari super fortunati che anche con 100 euro di investimento sono riusciti a toccare il milione di euro totale. Com'è possibile questo? Beh, la spiegazione è il market timing. Cos'è il market timing? È una parola molto molto particolare per dire il tempo d'ingresso. Il momento d'ingresso. Quando una persona fa market timing nel mercato, quindi market timing, significa che sceglie il momento migliore o tenta di scegliere il momento migliore per entrare all'interno del mercato. E chi ha avuto un market timing pazzesco è riuscito a diventare milionario anche con 100 euro, anche meno in realtà. Ultimamente abbiamo avuto le notizie che dei ragazzi hanno ottenuto 3-4 milioni di euro con 27 dollari investiti in Pepe. Ragazzi, rendete conto, 27 dollari investiti in Pepe. E questi ragazzi hanno avuto il market timing migliore della storia, insieme a Shiba Inu, insieme a chi è diventato milionario con Dogecoin, insieme a chi è diventato milionario con Pooh o altre criptovalute, Doge Inu Mars e queste criptovalute molto molto particolari. Queste meme coin che hanno queste esplosioni da prezzi veramente bassissimi, hanno queste esplosioni, ma poi spesso vanno a scemare e sottraggono denaro da tutti coloro che non hanno un market timing buono, ovvero che entrano dopo mese, 2 mesi dall'esplosione, qualche giorno dall'esplosione. E chi ha fatto il milione con 100 euro vuoi che quando raggiunge il milione non vende, non prende profitto, e da chi lo prende profitto? Da tutti coloro invece che hanno un brutto market timing o un bad market timing, che quindi comprano quando gli altri vendono. Quindi, per chiudere il cerchio, è possibile diventare milionario con 100 euro in criptovalute? Sì, ma deve avere un market timing pazzesco e spesso il market timing pazzesco significa avere una fortuna incredibile. Sono persone che hanno avuto un ottimo market timing nella storia delle criptovalute quando hanno acquistato Bitcoin molto molto basso, ma la questione è estremamente diversa rispetto ad acquistare delle meme coin che non hanno nessun valore, nessun motivo di esistere, quando invece hanno acquistato Bitcoin magari molto molto prima, intorno al 2012, 2011, 2014, 2015, quando il prezzo di Bitcoin era veramente veramente basso, con qualche centinaio di euro riusciva a portarti a casa una discreta quantità di bitcoin interi, ragazzi, di bitcoin interi. Molti di questi però non sono diventati milionari, molte di queste persone non hanno raggiunto il milione. Perché? Perché semplicemente quando tu acquisti con 500 dollari 20 bitcoin e poi dopo 4 anni ti valgono 10.000 l'uno, chi avrebbe mai pensato che potesse arrivare a 70k? Ma la maggior parte delle persone ha venduto anche prima. Magari se valeva 100 dollari Bitcoin, l'ha rivenduti probabilmente quando valeva 1000, 1500, 2000. Quasi nessuno è arrivato a comprarlo vicino ai minimi e poi ai massimi. Cioè, veramente nessuno, nessuno, nessuno. Ci sono ancora persone che hanno acquistato invece molto, molto basso e stanno ancora holdando per magari un progetto futuro. Ma è completamente diverso. Cioè, quello che voglio sottolineare è che diventare milionari in Bitcoin è solo fortuna. Diventare milionari in Bitcoin o altre criptovalute di valore è frutto di studio, ricerca e, tra virgolette, sofferenza nei cicli di Bitcoin continua, nelle varie bull run, nei vari bear market, nelle varie fasi di accumulazione, è sacrificio e studio e informazione costante. Ma è molto più possibile fare buoni moltiplicatori che diventare milionari, che fare l'esplosione, perché lì c'è una componente fortuna che quando si studia, quando si è seri su un progetto, quando si vanno a scegliere dei progetti con ottime basi, allora questi moltiplicatori possono essere molto più importanti della fortuna. Fortuna viene quasi annullata, si vanno a fare moltiplicatori importanti. È ovvio che con 100 euro non puoi fare niente.
Se fai un per 10 con 100 euro, ce n'hai 1000, per carità, un ottimo gain, ma non ti cambia la vita. Quindi il fatto è che 100 euro non bastano. Cioè, se tu stai guardando questo video e pensi di entrare nel mondo delle criptovalute, investire 100 euro sulla prima meme coin possibile che ti viene, che ti vedi nel tuo exchange preferito su Binance, molti investono sulle meme coin su Binance, beh, non otterrai niente. E probabilmente ci saranno già persone che stanno scaricando su di te. La cosa più importante è andare a prendere, fare ricerca e non puntare al 1000x. Punta un 10. Punta un 10 oggi e un 10 domani. Avrai un 100x che con i tuoi 10k ti porteranno nel lungo termine al milione. Io per questo CryptoVlog è tutto. Spero che vi abbia un po' aperto la mente, che vi abbia fatto ragionare sul fatto che non dovete entrare nel mondo delle criptovalute con l'idea di diventare milionari con 100 euro, ma che bisogna informarsi, bisogna studiare per riuscire a fare qualcosa e non diventare per forza milionari in 2 mesi. Spero che abbia aperto la mente e noi ci vediamo direttamente al prossimo CryptoVlog. Ciao a tutti!